Napoli città antifascista, ieri, oggi e domani, prima città d'Europa a liberarsi con una rivolta di popolo dall'occupazione nazifascista, bambini, donne, protagoniste, infatti quest'anno per la prima volta manifestazione ufficiale anche al Ponte della Sanità per Maddalena Cerasuolo, per resistere anche ai tempi moderni e per le libertà, l'uguaglianza e la giustizia. Il 77° anniversario delle quattro giornate di Napoli è stato celebrato con un programma ricco di appuntamenti ed eventi in ricordo della resistenza e della liberazione della città dall'esercito tedesco, unico caso di insurrezione di popolo partita e condotta senza un piano militare, ma è stato anche utile per rammentare tutte le resistenze contemporanee contro l'oscurantismo e i nuovi fascismi. Questa mattina si sono tenute le cerimonie istituzionali, con la deposizione di corone d'alloro in quattro siti simbolo delle quattro giornate, il mausoleo di Posillipo, piazza Bovio con la lapide posta all'ingresso della Camera di Commercio, piazza Carità davanti alla stele di Salvo d'Acquisto e al ponte dedicato a Maddalena Cerasuolo, patriota antifascista e operaia che ebbe un ruolo attivo e determinante durante l'insurrezione.